Benvenuti a Parla ragazzi, qua Axlo, Giumegato, sono da sole, sono qui a presentarvi questo mio nuovo video. Che ragazzi, è il mio più grande, non riesco neanche più a parlare. È il mio più grande wager match di tutto FIFA 14. Perché infatti oggi 12 luglio del 2014 sono qui a presentarvi il wager match di chi? Di Klose, carta strana, perché non so neanche come chiamarla. Di Special, Man of the Match, Record Breaker, non ne ho idea, comunque di lui, proprio lui, Klose valutato 90, che costa all'incirca 6 milioni di crediti, 5, io l'ho pagato 6 milioni e 200 mila, mi sembra, andate a vedere nel penultimo video, se appunto siete interessati a sapere il prezzo. E quindi, ragazzi, sono strateso perché anche giocherò contro un mio iscritto, quindi non anche contro un youtuber, quindi è proprio teso, non c'entra niente però, come vedete faccio dei ragionamenti molto logici. E quindi sono teso, non riuscirò neanche a parlare, infatti commenterò poco, però per favore, se credete in me, scrivetemelo in un commento, fatemi vedere che anche voi siete carichi, incitatemi, perché questo qua, questo wager deve essere vinto. Il mio sfidante ha anche un ratio vittorie sconfitte migliore del mio, e quindi ciò non va bene. E no, ciò non va bene. Comunque, come sempre, prima di iniziare, volevo ricordare di passare da FIFA con Stash, e detto questo, andiamo ad invitare il nostro sfidante, ci si sente tra pochissimo. Oh, oddio ragazzi, oh mio Dio, sono strateso, porca miseria se sono teso. Andiamoli a vedere la squadra. Madonna, 4-3-3, Cristiano Ronaldo, Klose, il magico giocatario. In difesa, Thiago Silva, Toti, non ne ho idea, David Luiz del PSG, Sirigu. 6 milioni di crediti on the line. E non vale, abbiamo detto che non vale il col calcio d'inizio. E quindi ragazzi, partiamo. Ha messo in pausa perché no, ho buttato la palla fuori, vedi, non mi piace questa cosa. Non mi piace affatto. Chi entra? Bale check. Madonna, santa madonna. Oddio, ho già perso il pallone due volte. A me non piace questa cosa, però no, vi prego. No, dai, e andiamo subito. Prima nostra azione. No, così. Cosa? Così. Dai, Di Maria, Angel, l'avrà andrà a mettere in mezzo. Madonna, dai. No, nessuno. Porca miseria, possiamo andare? Non è vero. Fuori gioco, no, non uscire, ti prego. Mio Dio, stavo cadendo in mano. Un po' di testa. No, io posso fare. No, boh. Io l'ho pure passata io. No. Io l'ho pure passata io, non posso essere così idiota. Madonna, sto già perdendo. Miro Klose al 24esimo, 1-1. Miro Klose, così, dai. E dai. Non dico più Tristan Stai dai, perché qualcuno mi dà fastidio. Vai, bella merda. Oddio, no, mi ha sbagliato. Bella palla per Victorone. Mangiatelo a colazione. Victor per Klose. Gol al 34esimo. Sempre lui, Miroslav, 2-1. Boom! No, il barbo. Dai, con la minchia. No, arbitro, non la chiuda. Miroslav va. Dio. No. Sì, finito. Sto primo tempo, 2-1 per noi. Buonissimo. Buono. Calmi. Palo! Mio Dio, ha preso palo! Santa Madonna! Sono grande! Mettila! Ti prego! 3-1! Al 57esimo, bissimo, completata!
Di Maria! Boom! No! No! Traversa! No, ti giuro! Bella azione corale, bella azione corale, bella. Case closed. Close! Chiudimela! No, parata! Parata! Dai, dai! 78esimo! Chiudiamola, chiudiamola così! Con close! Mamma mia! Mamma mia! No! È inciampato! Mio Dio! Mio Dio! Madonna, se ci arrivi! Ti adoro! No, ti adoro meno! Close! Fammelo! No, parata! Non è... 5 di recupero! Mamma mia, i brividi! Tira! Boom! Mamma mia! Dai, al 93esimo! Un gol! Ci serve! Ci serve, vero? No, no, no! No, no, non ci credo. Miracolo! È finita! Mio Dio! È finita! È finita! E abbiamo vinto! E abbiamo vinto! We are the champions! Brividi! Al 95esimo! Abbiamo vinto Miroslav! Abbiamo due miroclose! Non ci credo! Signori! Oddio che capelli! Ce l'abbiamo fatta! We've done it! Yes! Yes! Mamma mia, Miroslav! Andiamo un attimo a vedere le statistiche! Oddio, gli ultimi minuti! 11 tiri io, 7 in porta io, 11 tiri lui, 8 in porta lui, un tiro più in porta, lol! Poi ha preso un palo, vedi una traversa, ma il suo palo! Ma soprattutto l'ultimo tiro! Signori! Pink pale? Vogliamo un pink pale? Lasciate un bel mi piace! Lasciate un bel mi piace perché ora il pink pale è d'obbligo! È d'obbligo! Ragazzi, sono stato altamente fregato! E ragazzi, perché infatti in poche parole questo è quello che è successo! Obi Uther, quello che appunto è stato il mio sfidante, mi ha fregato alla stragrande! Però è un po' idiota perché non so se si è ricordato meno che io all'inizio avevo fatto fare comunque una preofferta. Però va bene, in quella preofferta se erano 500.000, mi ha fregato perché ovviamente Close non me l'ha dato. A me questa cosa dispiace un macello, ma il più ha dimostrato anche la sua idiozia. Perché? Perché in poche parole lui voleva una rivincita, me l'ha scritto anche per messaggio. Solamente io inizialmente gli avevo detto di no, perché appunto il wager l'avevamo fatto, lui mi doveva dare un giocatore che appunto io poi avrei pimpalato contro un mio iscritto casuale. Ma lui ha avuto comunque da ridire, perché infatti me l'ha più volte chiesta, ha detto non è giusto, perché secondo lui, dato che è stata una partita abbastanza equilibrata, la rivincita è d'obbligo, cosa che non c'entra proprio niente. E poi, solamente poi a me è venuto anche il dubbio: io come posso dirti di sì a questo Double or Nothing se tu non mi paghi adesso? Cioè, metti caso che io vinca appunto anche la prossima partita, come faccio ad essere sicuro che tu mi dia i soldi? Quindi, in poche parole, gli ho mandato questo messaggio. Ultima cosa che ti dico, due punti: o mi fai la preofferta con Close CR7 di Maria in forma e poi facciamo la rivincita, oppure niente. Non ti fidi? Non so cosa dirti, perché io a differenza tua, dato che mi aveva detto che stavamo all'incirca sulla stessa barca, gli ho scritto appunto: io a differenza tua rispetto il mio avversario, non perderei mai la faccia appunto su ste cose con i miei iscritti, dato che io ho anche un pubblico magicissimo. Lui cosa mi ha scritto? Non ho squadra se te li do ora. È quello il problema. Prestami una squadra e gioco, anche se è da 10k. Io cosa gli ho scritto? Te li offro io, va bene. Vieni nel gruppo che ne parliamo. E guardate un po', cioè, tu non mi devi offrire niente, anche perché se gioco una squadra di 10k, perdo sicuro. A parte che poi lui in panchina aveva Bale e in difesa Thiago Silva, Totti, quindi all'incirca 1 milione di crediti credo che li potesse fare, quindi la squadra poteva farsela stragrande. Ma poi, cioè, prima mi chiede 10.000 crediti e poi mi dice che sono troppo pochi, questo non ce fa. Unica soddisfazione che ho è quella di appunto poter usufruire della sua profferta, solamente alla fine sono solo 500.000 crediti, ciò vuol dire che Close costava 5 milioni, io gli sto regalando a lui 4 milioni 500.000 crediti. Infatti la cosa che mi dà più fastidio è che comunque se io avessi perso io gliel'avrei dato sicuramente, sia che lui avrebbe accettato o meno il Double or Nothing. Quindi ragazzi, detto questo, io non ho più niente da dirvi, vi dico potente, poi al sindaco, al prossimo video, bolla! Ah, bah.